lo scopo primario. Lo scopo Vai. Primario è... Questo per dirlo sul giornale. Sì, beh, magari dare a... Prima di tutto far praticare sport ai bambini, perché la cosa è importante. E poi, visto che magari il calcio mi ha gratificato in tutti i sensi, diciamo, a livello economico, a livello di uomo e a livello di famiglia e di tutto quanto, magari cercare di poter dare ai bambini quello che magari hanno insegnato a me, senza presunzione, perché comunque qualcosa di buono mi hanno insegnato, quindi quello che hai imparato tu, quello che ho imparato io nella vita, sì, durante la mia carriera. Sì, vai tu. Sì, a questo punto gli chiediamo sempre al signor Nicola Di Liso come stanno procedendo le situazioni per il calcio minore. Beh, dicendo la verità, pensavo fosse un po' più facile, anche perché è una situazione che è venuta su dal nulla, magari non era neanche in programma, quindi quest'anno diciamo che è un anno di transizione, un anno di esperienza, quindi un po' in difficoltà. Per quale motivo? Perché magari non si pensava che il primo anno potesse fare tanti iscritti, perché siamo arrivati a un gran numero di iscritti. Siamo intorno al centinaio, quindi è un bel traguardo. Ho detto, quest'anno è normale che ci serve da esperienza, poi l'anno prossimo magari in qualche cosa che non me ne vogliono, però che magari in qualche cosa che quest'anno non sapevamo, l'anno prossimo siamo pronti per farla nel migliore dei modi. Quindi ho detto, quest'anno, anche se comunque pensiamo che stiamo facendo un buon lavoro, ma non è che lo dico io, e comunque penso che sia l'opinione pubblica, e sicuramente per arrivare a un certo numero di iscritti nel giro di 2-3 mesi non è una cosa facile, vuol dire che stiamo lavorando bene. Però l'anno prossimo è normale che l'esperienza poi fa le ossa. Ho capito. Scusa, va bene, Nico, ancora? Sì. Io lo so, almeno ricordo. Quali squadre di Serie A? Forse lui non... Allora, Cagliari, Vicenza, Cagliari, Verona, Serie A. Serie B, vabbè, sono parecchie, Catania, Perugia, Vicenza, Verona. Verona. Catania, Perugia. Lui non lo sa, io me lo ricordo, soprattutto nel Cagliari mi sa che sì, due anni. Vai Gino, se devi fare qualche altra domanda. No, al momento no. Quindi credo che più o meno, anche perché sì. Damian, ce l'hai il vivo? Cos'è? No, sono di... Uno giudizio obiettivo sulla scuola calcio, cosa ne pensa da un punto di vista, ecco, della preparazione di chi insegna queste tecniche, e la questione economica, cioè il prezzo che voi pagate, sì, cioè, è abbordabilissimo, quindi il suo giudizio lo posso mettere tranquillamente quasi uguale al signor Antonio Silvestri. Sì. Giusto? Non so che ha detto il signor Silvestri. Permessi? Abbiamo finito. Per quanto riguarda lui, sono una persona sì. tranquilla, mi piace come tratta i bambini. Quindi come tratta i bimbi di Liso. Cos'altro ci può dire in merito, insomma? Senta, per noi è stato una cosa caduta dal cielo, è una cosa, una fortuna sperata, questa cosa qui, proprio perché i bambini, c'era il campo, però effettivamente non veniva sfruttato, non potevano giocare. E i bambini sono entusiasti. Lei abita pure qui? No, io abito di fronte. Ah, sì. Abita qua. Cosa avete qui? Abito... Sì, abito qui. Okay, comprato qui. Fatto... E niente, una persona, ci troviamo benissimo, no? Cambierei... Infatti verrà rinnovato a settembre tranquillamente il calcetto, e lui è entusiasta, vuole venire sempre, anche quando è malato, proprio che si sono affezionati tantissimo a Nico. Uh-huh. Infatti ho detto, spero che li tenga un altro paio d'anni lui, perché poi il cambiamento, insomma, anche è un'ottima, bravissima persona, però si sono talmente affezionati, e quindi, perché ci gioca, non è solo il calcetto in fine a se stesso, è comunque una cosa ludica, e vediamo che si divertono tantissimo. Va bene. Grazie a lei. Signora, grazie della sua...